Ciao ragazze, allora finalmente riesco a fare il tanto sospirato video del giveaway per i 1000 iscritti. Ormai li ho superati da un po' i 1000 iscritti, sono riuscita a fare solo oggi il video, mi dispiace, solo che ho avuto veramente tanto da fare in questi giorni, tra il lavoro, uscite, insomma, e quant'altro, e in più mi sono anche raffreddata, quindi insomma non stavo tanto bene fisicamente, non ero proprio in grado di fare video, non avevo la mia verve solita e ho preferito quindi non farne per un po' finché non mi riprendevo, insomma. Giveaway dei 1000 iscritti, come era per l'altro giveaway, per ringraziarvi che mi seguite, che vi iscrivete, mi fa molto piacere, quindi voglio ovviamente premiarvi con questo giveaway. E come la volta scorsa ci sarà una sola vincitrice, e che verrà ovviamente estratta con random.org, il solito. E le regole sono molto semplici, dovete essere iscritti al mio canale, quindi poi ovviamente la persona che vincerà andrò a controllare se risulta iscritta al mio canale e se ha lasciato un solo commento, quindi mi raccomando un solo commento a testa, non di più. E per me è anche più semplice così non mi, se lasciate più commenti poi diventa anche complicato per voi ricordarvi se ne avete lasciati troppi, insomma con uno siete sicure che avete lasciato quello e basta. E comunque tutte hanno sempre la stessa possibilità di vincere con un solo commento. Giveaway tutti i prodotti Essence, siccome che c'erano dei prodotti che li hanno dismessi praticamente, perché poi non verranno più prodotti, ne ho fatta incetta, ne ho presi un bel po' per me e per voi, e ora vi faccio vedere quello che ho preso per la vincitrice di questo giveaway. Allora, come ho detto, tutti i prodotti Essence, cominciamo. C'è questo set per la nail art con mini decorazioni, questo qui, ok. Sono praticamente tutte mini decorazioni per le unghie da applicare sopra. Qui dice anche che c'è la colla inclusa, poi non so quanto effettivamente funzioni la colla all'interno, però insomma potete provare a vedere se funziona. Quindi queste micro decorazioni per le unghie, mi piacevano molto, ho deciso di prenderle per voi visto che ne ho tantissime di cose per le unghie ormai. Poi, aspettate che... Wow! Ho il sacchetto pieno di... Praticamente ho riciclato queste cosettine qua che mi sono arrivate nel pacco della My Body Soul, le ho tenute così quando poi farò la spedizione dei premi riempirò il pacchetto di queste qua, almeno sono sicura che non, le cose non si romperanno, ecco insomma. Poi ho acquistato un matitone lip gloss che ho anch'io della linea Color and Shine, questo è quello rosa praticamente. Nella colorazione infatti Candy Queen, che è un rosa con tutti i micro glitter, ce l'ho anch'io, mi è piaciuto tantissimo e proprio per questo ho deciso di acquistarlo in questa tonalità, c'era anche più scuro, però secondo me è rosa, è un po' più delicato, è anche più carino e si adatta meglio a tutte quante. Ho preso poi una palettina della Sun Club in questa tonalità, e la palette è la Tahiti Glow, praticamente ha toni del, non ve la apro, però vi faccio vedere se si vedono. Tonalità del giallo, beige, sembra tipo un color salmone questo, un arancio, un aranciato tipo, sì, e un marrone. E al centro l'illuminante, quindi questo. Poi l'eyeliner in glitter che ve l'avevo già fatto vedere in un video precedente, questo con gli glitter azzurri, semplicissimo, molto carino. Un blush minerale, questo ho chiamato due in uno perché sono due colori diversi, al centro ce n'è uno e fuori un altro da mixare insieme, quindi un blush minerale, vediamo se vedete, le tonalità sono un po' sfalsate. Poi, ho preso anche un rossetto, scusatemi, un gloss barra burro cacao perché dice che praticamente svolge entrambe le funzioni, questo. C'è la luce sopra, ok, vedete questo qua. E la profumazione però non la so, dice che è rinfrescante, però non so dirvi a cosa sappia. Comunque, un gloss barra burro cacao. Poi, ho preso un ombretto, un duo di ombretti, praticamente è un color, sembrerebbe un violettina scuro abbinato a un rosa chiaro, con tutti i micro glitter sopra. Questo qui, un duo di ombretti, abbastanza delicati, insomma. Ed infine, queste due palette, diciamo, quad di ombretti, una e una due. Questa l'ho presa perché mi piaceva, avendo tutti i toni abbastanza neutri, potendo fare appunto uno smokey molto leggero sul marrone, ho pensato che comunque potesse andare bene un po' per tutte, con uno smokey sul marrone.
E questa palette, perché ce l'ho anch'io, l'ho adorata tantissimo, l'ho usata tutta estate, soprattutto il giallo l'ho usato tantissimo. E anche ho usato tanto il viola e l'azzurro, quindi ho deciso di prenderla anche per voi, perché magari forse adesso non è il periodo ideale per fare dei trucchi di questo colore, però potete comunque tenerla per l'estate prossima e farete dei trucchi davvero belli, perché a me è piaciuta molto, l'ho utilizzata davvero tantissimo. Quindi questo è l'ultimo premio. E il concorso, non so ancora quando lo farò finire, vi metto un fumettino adesso di qui, ve lo metto qua. E devo guardare bene, insomma, devo guardare se quella sera sono al lavoro, quindi riesco a chiuderlo. Quindi adesso guardo un po', quando riesco ad essere alla sera a casa alle 9 e a chiudere il concorso. Quindi tenete conto, vi scriverò il giorno e alle 21 di quel giorno il concorso praticamente si chiuderà, ecco. Quindi niente, vi ho fatto vedere tutto, spero partecipiate in tante e ci vediamo alla prossima. Ho un sacco di video da fare, cercherò di impegnarmi a farne di più, speriamo, perché forse ho anche la videocamera dei miei genitori, riesco ad utilizzare, quindi magari riuscirò anche a fare dei video, non lo so, più frequentemente, chi lo sa, speriamo. Ciao ragazzi, un bacione, ciao.